La Sagrada Famiglia, il simbolo di Barcellona, forse il più noto, considerato il capolavoro di Antoni Gaudí. Il nome completo è Temple Expiatori della Sagrada Famiglia. È iniziata come lavori nel 1882 e ancora non è finita, si pensa finirà nel 2026. Anche se insomma le date discordano, qualcuno dice 2050, 2080, 2000 mai, vedremo. È stata intanto consacrata dall'attuale pontefice Papa Benedetto XVI il 7 novembre del 2010. Ora, all'inizio i lavori procedevano a rilento perché veniva costruita esclusivamente con quello che i fedeli donavano ad un'associazione. Ultimamente ci sta mettendo dei soldi anche il comune per insomma vedere di accelerare un attimo la cosa. L'incarico a Gaudí fu dato nel 1883, in realtà quindi non subito, e lavorò al progetto per 40 anni dedicandoci interamente gli ultimi 15 anni della sua vita. Perché ci si dedicò anima e corpo, a parte il fatto che l'opera è immensa, anche perché appunto definiva i dettagli via via che la vedeva costruire, quindi non progettava tutto e subito. Quando morì non lasciò ulteriori progetti, appunto, quindi i lavori andarono avanti in modo sporadico, si cercava di interpretare quella che era la sua volontà, si faceva, poi si disfaceva, quindi insomma andava avanti un po' così. E una curiosità, nel 2008 ci fu una vertenza tra il municipio e il patronato della basilica, appunto quella che la sta costruendo. Ora, vi domanderete, qual è il motivo del contendere? Il motivo del contendere furono i tunnel sotterranei, penso per la metro. E disse, vabbè, noi abbiamo durato tanta fatica, quest'opera lì che viene costruita da un mucchio di tempo, se ci costruite sotto un tunnel e poi crolla tutto, risiamo appunto da capo. Quindi, appunto, per non compromettere la stabilità, si chiedeva questa cosa. Cercando e ricercando si è scoperto che la Sagrada Famiglia è il più grande abuso edilizio della storia che sta andando avanti ormai da centinaia di anni. E il comune ha fatto un po' di storia e poi si è detto vabbè, c'è stato un silenzio assenso per un secolo, chiudiamo un occhio e poi chiudiamo anche l'altro. Fatto sta che tutt'oggi è abusiva. Evidentemente a qualcuno non piace perché un piromane lo scorso aprile, sempre nel 2011, ha deciso di dargli fuoco. Per fortuna non ci è riuscito e se la son cavata con una parete annerita, insomma una mano di vernice e si risistema. L'architettura assomiglia molto per volontà di Gaudí ai castelli di sabbia fatti dai bambini e si riconduce all'Art Nouveau. Il progetto è ricco di simboli e rimandi allegorici. Ne ricordo solo un paio, Le guglie in totale saranno 18 e rappresenteranno gli apostoli, gli evangelisti, la Madonna e Gesù. L'altezza totale delle guglie sarà inferiore in un metro a quella del Montjuïc, perché appunto Gaudí non voleva che la sua opera superasse quella divina. Il secondo dei simboli è collocato sulla facciata della Passione, praticamente su questa facciata ci sono dei numeri e se vengono sommati o per linee o per colonne oppure per diagonali danno sempre come risultato il 33.